Wei, fermi tutti, può darsi che hanno rifatto l'asfalto. Decisamente godurioso, hanno rifatto tutto l'asfalto. No, dai, che bello. Ora, tutta questa parte si compone quindi di tre ponti specifici, questo della Valle di Maddaloni, il Ponte Nuovo e il Ponte della Valle di Durazzano. E buongiorno, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video e benvenuti in questa nuova puntata di Cosa Moto Visitiamo. Oggi ci stiamo dirigendo in provincia di Caserta e più precisamente nella Valle di Maddaloni per arrivare a uno dei posti simboli della valle, ovvero l'acquedotto Carolino. Scopriremo ovviamente insieme che quello che andremo a visitare oggi, ovvero il ponte della Valle di Maddaloni, è erroneamente identificato come acquedotto Carolino. Infatti, se cercate all'interno di Google Maps acquedotto Carolino, vi condurrà proprio in questo sito. In realtà l'acquedotto Carolino si compone principalmente di tre ponti e serviva per trasportare l'acqua, come scopriremo fra pochissimo, da un punto A a un punto B, come del resto tutti gli acquedotti. Vi salto ovviamente tutta la parte noiosa e quindi ci rivediamo quando siamo in prossimità del sito che andremo a visitare oggi. Ed eccoci qui giunti alle porte di Marcianise, ci stiamo dirigendo verso la Valle di Maddaloni. Considerate che per arrivare al ponte della Valle di Maddaloni, che da ora in poi chiameremo Acquedotto Carolino per comodità, come fanno tutti, per arrivare quindi all'Acquedotto Carolino ovviamente la strada non è propriamente il massimo, nel senso che ci troviamo in un vero e proprio cielo stellato pieno di buchi neri. Il tratto invece che c'è subito dopo l'acquedotto Carolino, che poi arriva fino a Telese, è una delle mie strade preferite perché è una strada a scorrimento veloce, piena di curve veramente belle ed in più è un punto di transito verso il Molise e l'Abruzzo. Ed ecco qui l'indicazione dell'acquedotto Carolino e qui inizia il tratto più dissestato. È capitato una delle prime volte che mi sono trovato a transitare per questa strada che stavo finendo. Wei, fermi tutti, può darsi che hanno rifatto l'asfalto. Decisamente godurioso. Decisamente godurioso, hanno rifatto tutto l'asfalto. No, dai, che bello. Guardalo, guardalo. Allora, cancellate tutto quello che ho detto fino a questo momento, la strada l'hanno sistemata alla grandissima. Oddio, c'è ancora tantissimo sporco per terra, le macchine che non rispettano la precedenza, però si riesce a tirare. Occhio soltanto che ci sono gli autovelox più avanti. E adesso siamo pronti per ammirare l'acquedotto Carolino. We'll be right back.
Eccoci qua ai piedi dell'acquedotto Carolino. Il complesso dell'acquedotto Carolino alimenta quello che è il complesso di Salleucio e della Reggia di Caserta, quindi prende l'acqua dal Monte Taburno, dalle falde del Monte Taburno e le porta poi a quelle che sono il complesso di Salleucio e tutto il complesso delle fontane presenti nella Reggia di Caserta. Come vi dicevo, questo ponte, che in realtà è chiamato il ponte, ufficialmente il ponte della Valle di Maddaloni, in realtà si estende per circa 38 km e fu commissionato da Carlo di Borbone, ecco perché prende il nome di Carolino. La costruzione è iniziata nel 1753 ed è stato poi inaugurato nel 1762. In realtà la costruzione è terminata ben 8 anni dopo, nel 1770. Questa struttura che vediamo qui, che si ispira all'arte romana, è una struttura a tre archi basata su 44 piloni ed è costruita completamente in tufo. È alta all'incirca 56 metri, in realtà parliamo di 55 metri e 80, ed è lungo all'incirca 529 metri. Ora, tutta questa parte si compone quindi di tre ponti specifici, questo della Valle di Maddaloni, il Ponte Nuovo e il Ponte della Valle di Durazzano. Come possiamo ammirare qui sulla destra, quindi ai piedi del Ponte della Valle di Maddaloni, abbiamo un monumento ai caduti che è stato costruito nel 1899 per commemorare le morti di quella che fu la battaglia del Volturno. Diciamo che è un pezzo di storia. E come dicevo prima, ha resistito ben a tre terremoti, quindi le costruzioni dell'epoca sicuramente hanno una resistenza maggiore rispetto a quelle che abbiamo oggi. E in più, all'epoca, quindi intorno al 1700, fine 1700, era considerato il ponte più lungo d'Europa. Come potete ammirare, si può passare anche da sopra ed è veramente, veramente uno spettacolo. Bene, io spero che questo video vi abbia fatto venire la voglia di inserire questa tappa, soprattutto quella del Ponte della Valle di Maddaloni, all'interno dei vostri giri in moto. Ovviamente vi lascerò, come al solito, tutta la mappa del tour in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, per me è molto importante, per crescere e portarvi contenuti. Di commentare e mettere un mi piace, ovviamente se il video vi è piaciuto, altrimenti mettete tranquillamente dislike, poi vi vengo a prendere a casa uno a uno, e attivare la campanella così vi arriva una notifica quando pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo alla prossima e in questa nuvola di fumo, ciao a tutti!